Una buona serata, bentornati a Telegram. Continua ovviamente l'eco di quella che è la scomparsa di Silvio Berlusconi, un vuoto importante nella politica, soprattutto in un'area politica, quella di centrodestra. Ha visto la forza di Forza Italia, forse non tanto nei numeri, ma sicuramente sull'eredità da una parte e su quella che è anche una collocazione europea decisa tra i moderati, anche a differenza degli alleati, diciamo, di Fratelli d'Italia, della Lega. E questo è un tema che in qualche modo si proporrà e si diventerà molto discusso anche in vista delle prossime elezioni europee che si terranno nel 2024, insieme a una tornata di amministrative decisiva anche per la Toscana, oltre 180 comuni al voto. Di questo oggi parleremo, ma ne parleremo anche rispetto alla politica, diciamo, di chi Berlusconi forse lo ha conosciuto soltanto quando era sceso in politica, cioè di chi è più giovane oggi e che ha, insomma, intorno a quei 30 anni che sono poi quelli in cui Silvio Berlusconi, appunto, si è affacciato sulla scena politica e poi l'ha di fatto determinata. Mi fa piacere avere in studio intanto Tommaso Francioli, che è segretario del PD a Scandicci ed è anche nuovo membro della segreteria regionale del PD. Buonasera, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e bentornato a Claudio Stanasel del centrodestra a Prato. Buonasera. Buonasera e bentrovati. Vicepresidente del Consiglio Comunale a Prato, tra l'altro, e in collegamento Dario Baldi da Milano. Ciao Dario. Buonasera. Allora, parto da te, Dario, perché effettivamente, no, ne parlavamo anche prima dell'inizio della trasmissione, dicevamo che poi ci sono intere generazioni di ragazzi, di persone che magari oggi fanno anche politica attiva, anche magari a buoni livelli, che effettivamente di Berlusconi hanno soltanto conosciuto l'era politica, così, ma Berlusconi è qualcosa che viene da molto più lontano, che ha costruito anche molto al di fuori della politica, al di fuori delle stanze della politica, il suo successo, candidandosi già all'epoca nel 94, proprio come quello che veniva da fuori. No, che stava fuori dalla politica. Oggi sembra impensabile, ma all'epoca, diciamo, il rottamatore, o se volete il grillino del tempo, fu proprio Silvio Berlusconi in un certo senso. Ma assolutamente, basti pensare alle prime elezioni europee a cui ha partecipato Forza Italia, dove gli eurodeputati di Forza Italia, quando arrivarono per poi entrare dentro quello che è il PPE, e parlo di elezioni europee non a caso perché saranno il prossimo e vero primo scoglio del futuro di Forza Italia e del centrodestra senza Silvio Berlusconi, quando arrivarono nel 94 queste elezioni, cosa successe? Successe che ovviamente praticamente si presentarono come liberali. Erano solo dei liberali, però sconosciuti a tutti, come fu esattamente quello che abbiamo vissuto con i grillini, che sono arrivati senza conoscerli. Poi, ovviamente, dopo hanno preso la coscienza, abbiamo capito qual era la strada che Berlusconi voleva mettere dentro i propri eurodeputati, voleva, diciamo, instradare come pensiero politico. Dall'altra parte, hai detto te, non è stato solo l'uomo politico, ma è stato un uomo che ha segnato l'imprenditoria ben prima del 94, lo sport ben prima del 94, e anche un modo di fare comunicazione e politica. Qualcuno, ovviamente, per denigrarlo, lo chiamava sua emittenza, ma diciamo che la televisione come la intendiamo oggi e anche come la stiamo facendo noi in questo momento è frutto del berlusconismo, e quindi esisterà un prima di Silvio e un dopo di Silvio in tutti questi aspetti. Ricordo personale, anche se volete, o comunque anche politico, no? Per la vostra carriera politica, parto da Claudio Stanasel, che in Forza Italia ha militato a lungo. Esatto, Forza Italia è stato il mio primo partito politico, la mia prima tessera che risale a ormai oltre 10 anni fa. E sinceramente quello che è accaduto è una perdita, io penso per tutta l'Italia, un uomo che ha scritto la storia, un uomo che ho avuto l'onore di conoscere, con cui mi sono relazionato in varie occasioni, insomma, durante soprattutto i primi anni in cui ho fatto parte di Forza Italia da militante e poi da dirigente. Sicuramente quello che ci lascia è un grande cambiamento di tutta l'Italia, di tutta l'Italia, di tutta l'Europa, non solo a livello politico, ma penso anche a livello culturale, perché ciò che poi rimane è il fatto che, a prescindere dalle opinioni politiche, sia stato uno degli uomini, uno dei pochi uomini che sicuramente rimarrà nella storia di questo paese su molteplici aspetti, e questo penso che, a prescindere appunto dai giudizi singoli delle varie persone, sia un fatto che comunque merita grande rispetto, perché pochi come lui sono riusciti negli anni a sapersi imporre non solo a livello nazionale, a livello internazionale, e questo lo si nota da ciò che poi in queste ore abbiamo visto, tutta la stampa internazionale, tutto il mondo parla di Berlusconi, e io credo sia un tributo doveroso, ma di cui possiamo essere anche noi come italiani, come popolo italiano,
come cittadini di questo paese, orgogliosi, perché è stato per tanto tempo il simbolo, l'identità di questo grande paese. Come sempre, anche come tutti i politici, forse per Berlusconi in modo particolare, anche in qualche modo criticato, ne ha avute molte di critiche, ci sono stati anche dei processi a suo carico, in realtà tantissimi processi, credo una ventina più o meno, una sola condanna, ma diciamo che poi c'è tutto ciò che lascia Silvio Berlusconi, anche in termini, se vuole, Tommaso Francioli, dal punto di vista del Partito Democratico, di ciò che non c'è più, un avversario politico è venuto a mancare. Negli ultimi anni meno, ma per tanti anni Berlusconi è stato il fronte in qualche modo da abbattere politicamente, passatemi il termine, cioè l'avversario principale, l'anti-berlusconismo è stato quasi più forte del berlusconismo in certi momenti. Ma sì, indubbiamente Silvio Berlusconi è stato un politico e un personaggio anche che risiede ormai, no, nella cultura degli ultimi vent'anni, ed è indubbiamente un personaggio che ha lasciato il solco, lo ricordava prima Dario Baldi, lo ricordava Claudio, no? La parte relativa al berlusconismo l'abbiamo vista nel 94 con questo nuovo metodo della comunicazione che prima era impensabile, inedito, per cui Berlusconi davvero ha lasciato un pre e un post berlusconismo, tanto che ora l'evoluzione della comunicazione politica la si fa proprio a come Berlusconi scese in campo, e nel bene o nel male ovviamente è un personaggio che verrà ricordato e che ha lasciato il segno. L'anti-berlusconismo è stata una spinta molto forte, non tanto sulla figura del personaggio quanto per le controversie, insomma, o gli scandali che questo ha portato, ma appunto oggi siamo anche in un giorno particolare, quindi è indubbiamente doveroso ricordare la persona, ricordare la figura istituzionale che è stata. Questo lo fanno tutti i partiti, lo stanno facendo tutti i partiti, anche il Partito Democratico, certo, a sostegno e a condoglianza di Silvio Berlusconi, di Forza Italia e della famiglia, ha rinviato la direzione nazionale prevista per oggi pomeriggio. E senta, anzi, facciamo così, ripartiamo da Dario Baldi, perché su questo vorrei proseguire il giro anche in ragione, diciamo, di un fatto, no? Che poi alla fine, come dicevamo, è stato uno dei fronti politici Berlusconi in qualche modo da combattere o da per forza da doverci alleare, diciamo così. E anche nell'ultimo governo di Giorgia Meloni, sostanzialmente, anche nelle vicende complicate, no? Dell'elezione del Presidente del Senato, abbiamo visto, insomma, quali sono stati gli siri, insomma, da lì in qualche modo bisognava passare, da Silvio Berlusconi, che in termini di consenso, mi baso sulle ultime politiche, siamo intorno al 5-6%, diciamo, però effettivamente, anche in Toscana, però effettivamente al di là del consenso era un argine anche forse agli estremismi, no? E veniva così considerato a destra. Da oggi in quell'area politica, Dario, secondo te che cosa succederà? E al di là della percentuale politica, quell'area dei moderati chi la raccoglierà? Questa è una grandissima domanda, perché sicuramente c'è un'area che è quella del suo, penso, successore designato, dell'area politica che lo stesso Berlusconi si era messo lì come eredi patabili, che è quella di Antonio Tajani, che egli stesso ha voluto, e non a caso Tajani è il nostro ministro degli esteri, che infatti la posizione di Berlusconi in Europa e nel mondo è sempre stata una posizione di mediatore, ha sempre avuto degli ottimi rapporti, pensiamo agli stessi rapporti che aveva con Putin, che l'hanno portato addirittura a avere dissidi interni al partito, sto parlando ovviamente di 20 anni fa, quando ci fu il conflitto in Georgia, dove tanti abbandonarono. Quindi è una posizione, quella che Berlusconi ha avuto da mediatore all'interno del centrodestra, sia quando lui era diciamo quello che comandava nel centrodestra, sia anche quando Forza Italia era il terzo partito del centrodestra. Quindi da Berlusconi per forza ci si doveva passare. Conoscersi in un leader, c'è da capire se questo leader sarà realmente Tajani o se sarà qualcosa che può arrivare anche più dalla sinistra, perché penso che in quell'area lì di liberali, di riformisti, perché in questi due giorni, tra ieri e oggi, se leggiamo il cordoglio di quelli che hanno vissuto Forza Italia ai primi tempi, si definiscono tutti riformisti, e una persona che si definisce riformista in Italia è Matteo Renzi, e quindi vedremo cosa faranno soprattutto Calenda e soprattutto Matteo Renzi, e soprattutto se strizzeranno anche un occhio a Tajani,
anni, perché rispetto al governo ci sono delle posizioni che sono in dissidio rispetto a certi tipi di politiche, però mi viene da dire che su tanti temi potrebbero essere, cioè vedo Tajani molto più vicino a Renzi rispetto che a Meloni, e quindi c'è un cosiddetto mare magnum. Certo è che l'elettore che votava Forza Italia perché c'era Silvio Berlusconi, secondo me deve diciamo digerire il colpo, buttare giù il boccone, perché poi ricordiamolo, noi votiamo tra un anno ancora, adesso siamo qui a parlare per il momento di fantapolitica. No, tra l'altro insomma il fatto proprio che in qualche modo si voti tra un anno dà quel margine anche giustamente, come dicevi te, agli elettori insomma di in qualche modo attutire il colpo, perché molti tra l'altro erano elettori viscerali in qualche modo, quelli di Berlusconi, un elettorato molto fedele alla persona anche più che alla sigla del partito o alla posizione politica, quindi vedremo che cosa succederà. Voglio fare una domanda a Tommaso Francioli, poi arrivo anche a Stanasel, perché lei oggi rappresenta in qualche modo l'area riformista che citava Dario Baldi all'interno anche di una segreteria del Partito Democratico Toscana, che invece, così come a livello nazionale, ha votato diciamo per la mozione Schlein, che in Toscana era rappresentata da Emiliano Fossi. Faccio un salto, ci allontaniamo da Forza Italia, ma forse nemmeno più di tanto, perché nell'area riformista ovviamente c'è la volontà in qualche modo di allargare, di abbracciare il più possibile anche chi sta oggi alla destra del Partito Democratico o comunque nella parte centrista. Che lavoro va fatto secondo lei dal vostro punto di vista anche per magari attrarre alcuni degli elettori che oggi si trovano persi senza più il leader Berlusconi? Ma guardi, la risposta alla domanda sta proprio nelle recenti elezioni, nella recente tornata elettorale, laddove il Partito Democratico non è riuscito a creare delle alleanze solide e orizzontali, ha perso laddove si era alleato con il Movimento 5 Stelle o la sinistra, ha perso laddove si era alleato col Terzo Polo. Che fosse Italia Viva o Azione. Quindi il tema sta proprio nel costruire un'alleanza di centro-sinistra in cui il Partito Democratico sia il fulcro, sia l'elemento centrale, e che guardi alle forze che stanno alla sinistra del Partito Democratico e le forze che stanno al centro, ma sempre riconosciute all'interno dell'ambito del centro-sinistra. Se mi posso permettere di dire una cosa rispetto alla riflessione affrontata poco prima, il lascito di Berlusconi, il futuro lascito di Berlusconi rispetto alla leadership di Forza Italia pone una riflessione molto importante, soprattutto nel mondo moderato più che riformista, perché dinanzi alle elezioni europee che saranno da qui a un anno, quindi il 9 giugno del 2024, se questa data verrà confermata, si porrà per il Partito Popolare Europeo una riflessione molto importante, perché laddove le forze di destra e di centrodestra negli altri stati europei si stanno spingendo sempre di più su un nazionalismo e su un indipendentismo dei propri stati nazionali, Berlusconi in Italia è sempre stato un elemento riconoscibile e centrale all'interno di un discorso unico europeo legato all'Unione Europea, e così Tajani. Quindi insomma questa riflessione la vedremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sì, questo è uno dei temi importanti, no? La collocazione europea, Stanasel, anche se vuole della destra di governo, va detto che insomma, tra la campagna elettorale e il governo anche la stessa Giorgia Meloni ha cambiato molto, oggi è più facile vederla insomma, in giro con von der Leyen che con Orban, tanto per dirne una, insomma, per citare plasticamente un esempio, a parte le battute, però effettivamente la svolta c'è stata. Detto che la collocazione del Parlamento europeo ad oggi rimane tra quelle frange diciamo più estreme e anche più critiche nei confronti dell'Unione Europea. Come ci arriva dal suo punto di vista la destra, come si riorganizzerà in questo senso? Anche però, e qui voglio aggiungere un discorso a livello territoriale, perché se Forza Italia ha comunque avuto una forza nel corso degli anni, è quella di avere dei presidi territoriali abbastanza forti, sezioni quasi in ogni città insomma medio-grande, e quindi evidentemente anche lì c'è un'eredità da raccogliere, no? Forse anche per la destra, l'ho chiesto prima a Francioli per quanto riguarda il PD, ma magari anche per la Lega in cui militano tante persone che oggi appunto sono dirigenti o governano nelle città. Ma oggi il popolo del centrodestra ovviamente è in lutto, ma dall'altro punto di vista sa bene che c'è una visione che proprio il presidente Berlusconi ha condiviso in una delle sue ultime interviste, una visione che
punta a portare cosa? A portare il modello del centrodestra italiano anche a livello europeo, perché per la prima volta nella storia recente c'è una vera opportunità, data dai sondaggi, data dai cambiamenti, data dalle tendenze europee di questi ultimi anni, di avere una guida del Parlamento europeo che non vede più alla guida, appunto, presente i socialisti, bensì una nuova coalizione con popolari, conservatori, identitari, di cui tra l'altro i leader anche a livello europeo sono per l'appunto i partiti italiani, la Lega per il gruppo Identità e Democrazia, Giorgia Meloni per il gruppo dei conservatori e giustamente Tajani ha un ruolo fondamentale all'interno del PPE, del Partito Popolare Europeo. Quindi questa è una visione, è un'opportunità. È stata condivisa proprio non di recente. Non è strano che i tre partiti oggi governano insieme e stiano in tre gruppi diversi in Europa? Ma guardi, io credo che quando c'è un piano di governo, una visione comune, un programma comune, che è quella a cui sta lavorando proprio in questo momento Giorgia Meloni, perché se lei giustamente dice da una parte, Giorgia Meloni in questi giorni, queste settimane ha sempre a che fare con la von der Leyen e con tutti coloro che rappresentano le istituzioni europee, dall'altra parte Giorgia Meloni sta facendo una cosa a mio avviso mai fatta negli ultimi 10-15 anni, sta cercando di riunire veramente tutti i partiti della destra europea, che siano i partiti di Vox, di Spagna, che sia Rassemblement National in Francia, tutti quei partiti che anche nel nord, sempre più, abbiamo visto la Grecia, sempre più paesi europei stanno volgendo sempre più verso il centrodestra, verso i partiti di centrodestra. E questo cosa segna? Consegna la possibilità, come dicevo prima, di costruire un nuovo Parlamento europeo che poi possa consegnarci una nuova Commissione europea e quindi una nuova Europa, magari quella stessa Europa che l'ormai defunto Silvio Berlusconi ha sognato e ha immaginato da anni. Dario, velocissimo però, perché voglio fare una domanda a entrambi, insomma, sul 2024, non solo sulle europee, ne abbiamo parlato, ma anche sulle elezioni in casa loro, diciamo così. Però effettivamente il quadro in qualche modo si complica anche a livello territoriale, si complica o forse per qualcuno sarà tutto sommato un popolo da attrarre, come dicevamo, anche a livello politico, perché in qualche modo i piani ad oggi devono per forza vedere delle candidature condivise, che però anche la destra ha fatto fatica a trovare in alcuni comuni importanti alle ultime elezioni. Insomma, spesso si decideva un tavolo romano, quelle sono le candidature, succederà anche prossimamente, e l'assenza di Berlusconi in questo senso secondo te può scompaginare un po' quelle che sono le prospettive per il 2024, soprattutto per le partite importanti per la destra, che sono i tre capoluoghi, Firenze, Prato e Livorno, no? Oggi in mano al centro-sinistra. Ma assolutamente, anche perché appunto la figura di Berlusconi era fondamentale, perché a questi tavoli, lo sappiamo, volano gli stracci. Se una volta ero io il primo partito, adesso ti devo far pagare quello che mi hai fatto pagare a me l'altra volta. Sicuramente anche lì Berlusconi giocava una figura di equilibrio rispetto anche alle persone a lui vicine, penso appunto a chi sono le persone che rappresentano Forza Italia, ai cosiddetti tavoli degli stracci, chiamiamoli così tra virgolette, che prendevano l'indicazione appunto dal nazionale e poi la riportavano sul regionale. Vedremo quello che ne sarà. Certo è che senza la figura di Berlusconi, se Forza Italia non riesce a trovare una via per comunque sia tenere la barra dritta rispetto a quella che sono stati i tavoli fino adesso, il rischio è di essere, diciamo, sovrastati dalle politiche locali di appunto esponenti toscani che sceglieranno i vari candidati a livello romano. Io ti dico, penso che l'insegnamento l'abbiano capito rispetto a quanto è successo a Massa, rispetto a quanto è successo a Campi Bisenzio, per citarne due, ma anche rispetto alla fase di formazione del candidato che poi ha vinto a Siena, ovvero Nicoletta Fabio. Comunque sia, penso che l'insegnamento l'abbiano capito. Certo è che il centrodestra di solito in Toscana riesce a fare quello che fa la sinistra a livello nazionale, poi è tutto nelle loro mani. Sì. Allora, su questo, dopo la tag sospesa, voglio sentire Claudio Stranasel. Senta Francioli, una domanda, se vuole anche su Scandicci nello specifico, perché anche Scandicci è uno di quei comuni, insomma, non proprio piccolissimi, che andrà al voto nel 2024, però anche a livello regionale le chiedo questo. Campi Bisenzio è stato uno scivolone, però viene da dire che al di là di Pescia, sui ballottaggi in campo, insomma, non è stato un grande successo per il Partito Democratico. Il nuovo corso del PD deve ancora mostrarsi, per questo le amministrative che ci sono state adesso vanno archiviate, ma non erano ancora una cartina tornasole, o c'è qualcosa da raccordare, qualche bullone da stringere meglio, secondo lei? Nei prossimi mesi in vista del 2024, come detto, c'è da tenere Firenze, Prato e Livorno, sono già tre partite fondamentali. Sì, guardate, io
credo fortemente, ma è stato anche un po', come dire, il cursus honorum, no, della mia breve ma intensa attività politica. Credo che i livelli amministrativi abbiano una logica a sé e questa debba essere fortemente considerata. Va fatta una premessa in lettura a tutto ciò. Era necessario un congresso del Partito Democratico. Abbiamo eletto Elly Schlein come segretaria del Partito Democratico Nazionale, Emiliano Fossi in Toscana come segretario regionale del Partito Democratico. Non abbiamo dato un voto sugli amministratori locali. Questo è doveroso dirlo ed è doveroso ricordarsi per il prossimo anno che le logiche su cui sceglieremo gli amministratori locali, i candidati, sindache e sindaci, dovranno guardare al territorio. È ovvio che la premessa in tutto ciò, lo ricordavo prima, deve avere una forte sinergia tra le forze politiche e le forze civiche e il mondo civico. Non esce nessuno vincitore nel centro-sinistra laddove si corre da soli. Anche il partito di maggioranza relativa del centro-sinistra a livello nazionale ne esce sconfitto. Questo è chiaro. Le sinergie vanno create e vanno trovati i profili migliori per rappresentare quella coesione di programma, quella coesione di coalizione che ne verrà fuori. Ovviamente da un punto di vista valoriale abbiamo aspetti comuni. Su temi programmatici sappiamo che ci possono essere delle divergenze, ma il compito della politica è ritrovare sintesi e penso che se questo congresso del Partito Democratico dovrà dimostrare i suoi effetti, li dovrà dimostrare nella ricerca della sintesi. La segreteria regionale è una segreteria plurale proprio per questo. Senta, ma la sintesi, parentesi velocissima, come si fa a trovarla? Ad esempio a Scandicci, dove mi dicono ci sono tanti papabili candidati che vorrebbero correre. Sì, sì, i papabili candidati aspetteranno quella che sarà la costruzione della coalizione e la costruzione programmatica. Innanzitutto abbiamo già iniziato a Scandicci un tavolo di consultazione tra le forze politiche del centro-sinistra a partire dall'attuale maggioranza, dove noi abbiamo 4 consiglieri comunali di Italia Viva, ormai già da anni, forse siamo stati il primo comune che ha subito la scissione del Partito Democratico, perché di fatto Italia Viva in consiglio comunale da noi non si è presentata alle urne, ma è nata proprio da quella che fu la scissione. Sì. C'è un dialogo costante, c'è un dialogo programmatico comune e con questo anche con la sinistra civica organizzata. Lo stiamo sviluppando, abbiamo 6-8 mesi di fatto per sviluppare questo programma e questa coalizione e poi sceglieremo quello che sarà il profilo migliore. Le fughe in avanti penso portino alla difficoltà del centro-sinistra che abbiamo visto in queste ultime elezioni, no? La persona che si presta per prima e la persona che poi rischia di non mantenere quella descrizione programmatica che i partiti politici e il centro-sinistra deve dare ai cittadini e alle cittadine. Calma, 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 dice Francioli. Senta Stanasi, per Prato invece cosa dobbiamo aspettarci alla destra? Perché quella è stata per certi versi la Campi di oggi in grande, diciamo così, qualche anno fa, perché l'occasione persa, no, della destra, così è stata descritta tante volte Prato, sarà una nuova occasione persa per il centro-destra secondo lei? Prima di arrivare a Prato vorrei partire da un dato di fatto, una grande vittoria del centro-destra. Io mi auguro che questo effetto Schlein, questo specifico effetto Schlein continui anche ovviamente nel 2024. Certo è che abbiamo lanciato un segnale, laddove abbiamo governato, abbiamo confermato e abbiamo vinto. Ancora di più un dato interessante è il fatto che parti del centro-sinistra, faccio un esempio, Azione addirittura nel caso di Massa, delle elezioni di Massa, abbia proprio voluto sostenere e sostenuto il candidato sindaco Persiani, l'attuale sindaco. Perché parto da questo? Perché da questo modello di lavoro di squadra dobbiamo arrivare anche a Prato, Firenze e Livorno, ma venendo a noi ovviamente, perché è questo ciò che ho più a cuore, io credo che abbiamo una responsabilità davanti ai cittadini ed è quella di lavorare su 3 cose fondamentalmente. Prima del candidato sindaco c'è il programma e la visione che stiamo costruendo con un lavoro all'interno del Consiglio Comunale basato su atti, su proposte approvate e su una visione differente e soprattutto una proposta seria, concreta e realistica di un governo della città. Perché non possiamo più dire non votate il Partito Democratico, dobbiamo iniziare a dire votate il centrodestra perché? Per questi motivi, per questa squadra, per questo popolo che esiste,
che ogni giorno viene a trovarci in comune, insomma a giro per il territorio della nostra città, e ci chiede proprio questo. Io voglio sperare, ho avuto modo di incontrarmi con tutti i dirigenti regionali, anche i dirigenti nazionali dei tre partiti del centrodestra in questi mesi, e ho detto loro questo: il popolo del centrodestra pratese vuole che e chiede fortemente una proposta valida, un lavoro di squadra, un'apertura a tutti coloro che vogliono far parte di una vera alternativa al centro-sinistra, perché lo dobbiamo fare. L'altra volta, e lo dice il secondo dei più votati del centro-destra pratese, abbiamo perso perché abbiamo fatto errori. Abbiamo riconosciuto gli errori e ora credo che abbiamo il dovere morale, etico e politico di poterci presentare alla cittadinanza con un'offerta totalmente differente. È difficile mettersi d'accordo tra di voi? Ma no, guardi, sono sincero. Avete già cominciato, insomma, non è tanto difficile, perché c'è già un percorso iniziato in realtà già da diversi mesi, sia tra i partiti, tra le varie realtà anche civiche del nostro territorio, perché ciò che abbiamo visto, per esempio, ed è importantissimo, è stato il ruolo delle liste civiche dei candidati sindaci che oggi hanno che alle scorse elezioni amministrative hanno vinto col centrodestra. Perciò c'è un percorso. Quello che personalmente io ho sempre chiesto e ho sempre portato avanti è cercare di mettere tutti i personalismi, lasciare da parte il passato, imparare dal passato, ma guardare con una visione differente. E questo lo dobbiamo anche a Silvio Berlusconi, che nel 2009 è stato uno degli artefici, anche con la sua presenza, della storica vittoria di Roberto Cenni. Io credo che possiamo farlo. Dobbiamo farlo, e ci sono sia le persone, perché diceva benissimo il collega e amico del Partito Democratico, dobbiamo rivalutare e mettere al centro gli amministratori e intorno ad essi fare una squadra con cui poter vincere per governare bene, non solo per governare. Allora sì, questo è il tema, no? Anche perché giustamente, come l'avete detto entrambi, a livello locale si vota molto la persona, si vota molto il programma di governo. Certo, la persona insomma deve raccogliere più il vasto consenso possibile, prima nelle stanze dei partiti e poi dopo ovviamente tra la cittadinanza. Quindi di questo torneremo sicuramente a parlare. Il 2024 è lungo, oggi lo abbiamo fatto, abbiamo accennato un piccolo passo in avanti, insomma, anche nel ricordo di Silvio Berlusconi, per quello che è una dinamiche di area politica che saranno molto movimentate nei prossimi giorni. Allora, grazie mille a Dario Baldi intanto per essere stato con noi. Grazie Dario. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Grazie e buon lavoro a Tommaso Francioli per il Partito Democratico, a Claudio Stranasel per il centrodestra. Grazie a voi. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Con Telegram terminiamo qui e ci vediamo naturalmente domani. Buona serata a tutti.